Il Ho il partito quadrato di Bianchi che illuminato, ti il convince ring che la nostra sera non illuminato è associata perché? più, Perché diciamo, più secondo te è attesa illuminato? Chi potrà calcare adesso la scena? Chi potrà salire? Chi dovrà presentare e non Federica solo. Fontana? E dobbiamo dire brava E la Federica, presentazione la sì. facciamo Perché fare sembra di che abbia questa fatto solo questo nella ragazza vita. alla sua amica Difatti, Federica. presentare. Sì, no, però dico presentare Però sul i ring match di l'arbitro dell'incontro kickboxing. che sarà Guarda che è stata bravissima. brava. Sì, Sì. vabbè, ma lei Non ce ne è voglia Valerio la portata, manna, Stefano. non ce ne voglia Valerio, per carità. Ma anche Però Valerio. devo dire, E no, io portiamo sto cercando all'interno di capire del anche ring la la bravura sua di chi lo fa per la prima avversaria. volta. O Quindi comunque non lo fa tutte le all'angolo volte, blu, no? Sì, al tutte le debutto settimane. assoluto sul Federica, devo ring dire che è per stata brava, il la team cadenza, il ritmo. sempre Assolutamente. avanti, Pro E allora Fighting, adesso cominciamo a capolavora, entrare in quello che è un Rachele pochettino il clou che voi da casa starete dicendo: ma Mutatori. la Canalis quando è che esce? La Canalis quando è che esce? Quando è che esce? Rachele Muratori! Eccola qua, Rachele Muratori, che introduce naturalmente il match. Guarda che bel sorriso di Rachele, che introduce il match contro Elisabetta Rita Canalis. Canalis. E qui, ragazzi, qui è un prenderci questo match, perché Rachele Muratori è Muratori, studentessa di lingue, modella, sogna di diventare fashion influencer ed entrare nel mondo della moda. Ha 21 anni de bolognese, allenata dal mitico maestro Mario Zanotti, della Sempre Avanti, e tra l'altro pure allenatore di, lo dovreste aver imparato, il Biagio Antonacci. Saluto di Rachele, che saluta. Ha praticato Federica, danza per portaci sul 11 anni, ring danza la classica sua per 11 anni. avversaria. Quindi si è È snodata. ambo Allora, da casa sempre. ci È un diranno: vero ma piacere perché ha scelto di portare fare questa kickboxing? bomba di grinta, di Perché è uno sport allegria, di completo. tenacia. Certo. Questa è la Una risposta grande che bisogna dare donna, quando uno una chiede grande perché fai amica, e per kickboxing. me Diciamo, stasera tutti possono è farlo il veramente un kickboxing. piacere e un Dal onore primo che uno all'ultimo. sport Sport completo. oriente Fatelo, da divertitevi. Sassari. Fate Perché comunque è anche guantoni, molto più efficace a come dice livello Angelo. Come dice atletico. Angelo, vieni in palestra e fai un po' di guantoni. Sì, certo. È anche molto più efficace a livello atletico di tantissimi altri sport, forse uno dei più efficaci. Attenzione ragazzi, perché adesso sta entrando lei, Elisabetta Canalis. Elisabetta Attenzione. Canalis. Però come sfilando in passerella, devo dire. Riflettori tutti puntati su di lei, abbastanza tranquilla, abbastanza Serena. serena. È consapevole del fatto che è lei l'attrazione della serata. Non ce ne voglia Angelo, non ce ne voglia Anche lei. Filippo, però chiaramente una regia di venaria che accoglie l'Elisabetta nazionale, insomma, con gli onori in pompa magna, quindi è insomma un momento importante per la kickboxing, per questa disciplina sportiva. Intanto Federica Fontana che annuncia la sua amica di sempre, Elisabetta Canalis. Seguite Elisabetta Canalis dal marito Brian Perry, dalla piccola Skyler Eva, e diciamo che la stessa Elisabetta Canalis sta provando a convincere Federica Fontana a seguire i suoi passi. Quindi, Ok, non lo sapevo questo. domanda. L'anno prossimo non è che Angelo Valente si inventa un match Canalis contro Fontana, oppure Fontana e Canalis che affrontano due, magari per un Chissà titolo. mai, chissà mai. Elisabetta Canalis si sta mettendo in gioco. Sì, magari sì, un qualcosa di rappresentativo lo possono Lei è fare, un classe certamente. 78, Elisabetta Canalis, ma guarda che è di una bellezza da paura. Sì, io l'ho detto, secondo me, cioè molto atletica, ancora movimenti, allenamenti come una ragazza molto più giovane dell'età che ha. Cioè, non li dimostra proprio per niente l'età, 44 anni. Sembra che per lei il tempo non sia Sembra che mai ne ha passato. 27. Sì, ma dimostra l'età di una ragazzina. Certo. E tra l'altro Rachele Muratore ha 21 anni. No, ma poi è bello questo momento perché entrambe sorridono, Certo. entrambe sono consapevoli del momento, entrambe sanno che hanno gli occhi Quelli. dell'opinione pubblica addosso. Match è iniziato. Subito caldo. Le donne si danno sempre da fare quando sono sul ring. Andiamo a vedere Sono più Elisabetta che aggressive anche prova dei maschi. a portarsi avanti con i Brava, calci. Elisabetta, brava. Elisabetta. Già colpi puliti, scelta di tempo giusta.
Vabbè, però anche la Rachele, come Sì, si anche difende lei ci prova, va bene. avanti, ma anche Elisabetta la tiene Elisabetta lontana. però sta cominciando ad alzare il ritmo, e guarda. Forse c'è un colpettino anche Rachele, l'ha sentito un po'. No, ma soprattutto ha una bella guardia. Bella ritmata come inizio Op. di sfida. Ecco, si è girata. Non si può girare. È partita forte Elisabetta, dai. Sì, con la mentalità di Angelo. Certo. Elisabetta che in questo momento. Stile di Angelo, molto mobile sulle Sì. gambe, non si fa trovare, lo Guarda sa bene il come. jab, esce, low Ma kick. Op, soprattutto sta provando in questo momento, Elisabetta, 1-2 a segno, a 1-2 a leggere segno ancora. il match Medio e dell'avversaria. diretto sinistro, fa proprio questo bel lavoro. Mette il calcio destro e poi mette il diretto sinistro di sbarramento. E anticipa, fa Ancora il Elisabetta. punto, colpisce e anticipa. Si gira ancora Rachele Muratore. Vedi come Ora prova a subisce un farsi po'. largo col calcio e poi con il Ma pugilato. che brava Elisabetta, sta girando a destra e non sta girando dalla parte di Rachele. Aggressiva ancora, avanza. Finisce qui il primo Finisce la prima round. ripresa. Quante Sì. riprese ci sono? Sono 3 riprese. Da? Se non sbaglio, mi sembra 1 minuto e mezzo o 2 minuti. Non so bene precisamente. Allora andiamo naturalmente a gustarci questo momento di pausa con Mario Zanotti che dice: tocca a me adesso. Credo comunque che dovrebbe essere 1 minuto e mezzo, siccome è light, dovrebbe essere 3 da 1 e mezzo. Indicazione di Angelo Valente e Elisabetta Canali. Siamo un momento importante dove il maestro, che ha fatto fare un percorso de insomma, deciso alla sua atleta, finalmente vede raccogliere i frutti. I frutti significa portarla sul ring. Certo. Ora È un Elisabetta, traguardo, è un premio fuori salire i sul ring. secondi. Sì, Non perché è per tutti salire sul non è ring. per tutti, è un premio. Cioè, coroni tutto quello che hai fatto in palestra, i sacrifici e quant'altro. Se non fai sacrifici, non soffri, È non la piangi, seconda ripresa. E Non vai non sul ring. capisci l'importanza del perché sei lì. Tutti parlano, parlano. Secondo round, amici Andiamo sempre telespettatori. Elisabetta, molto Guarda aggressiva adesso, Elisabetta come 1-2. va! Come va di. 1-2 frontale, calcio ad ascia, È andata a prima uncino e high di kick. pugilato e poi di calcio. Devo dire che anche essendo stato lì all'angolo, anche ha una ottima scelta di tempo Elisabetta. No, ma poi Perché bella quello è agile, importantissimo, è bella agile, rapida. il timing è lo sport da combattimento. È la cosa principale, il timing. Soprattutto guarda come assesta i colpi, Sì. sa cosa deve fare. Quello è anche quello è Guarda importantissimo. qui, uno o due di braccio, poi Oh. va di calcio. Ancora Elisabetta, E ancora gira sempre a lo destra. sguardo di Oh, Elisabetta evita il a calcio e Rachele rientra col Muratori. calcio. Schivato il calcio indietro, è rientrata con l'occhio. Ha provato un calcio saltato, è andata a vuoto, ma spettacolare. C'è Rachele che sta Calcio provando, girato però guarda anche la a difesa di Rachele uncino. Muratori, non è male. Sì. Fatto uno spinning hook kick. Elisabetta che gira Low kick interno coscia e attorno jab. all'avversario soprattutto. E gira a destra. Ha riprovato ancora un calcio ad uncino. Elisabetta che sta crescendo minuto dopo minuto e soprattutto tatticamente ben impostata. Guarda la capacità di colpi che sta Frontale destra, esplodendo. 1, Ancora una 2. volta Elisabetta Canalis. Qui il Oh, girato, brava. poi scivola. Ok, finisce così la ripresa. Sempre a vantaggio, secondo me, di Elisabetta, che comunque ha messo più colpi ed è stata molto più, un po' più aggressiva dell'avversaria e si è fatta valere, diciamo, un po' A me stanca sta Rachele. piacendo di Elisabetta la capacità di lettura del match, Sì. che non è semplice per No, una ragazza così, che affronta il suo primo match, no, no. Ma che difatti ti cerca ripeto, è portata, soprattutto, secondo me, perché altrimenti Angelo comunque non l'avrebbe fatto andare. e che sta cercando di trovare a ogni singolo passo, a ogni singolo movimento sul quadrato, la soluzione migliore per portare a casa il match. E quindi questo vuol dire essere tatticamente intelligente, non è lì per caso. Questo lo diciamo a Buoni, scanso di vero, vero. equivoci Sì. e lo diciamo proprio per dovere di cronaca. Terzo e ultimo round,
con le due è la terza fighters ripresa. Pronte a esaltare il pubblico. Ancora Elisabetta mobile sulle gambe, finta, finta. Presente qui alla Reggia di Venaria. Si gira ancora Rachele. Che Rachele sta giocando, calci sta disputando un bel match Rachele. Sta facendo il lavoro giusto perché usa i diretti. Essendo Elisabetta più alta deve usare i colpi lunghi. Mette i frontali, poi quando accorcia un po' la distanza mette anche il low kick, che è il calcio basso. Ma poi utilizza bene i diretti, i calci medi e i calci frontali, che sono, che è quello che deve fare lei. Ha un'agilità di braccia e di gambe sì, che sembra non avere l'età che ha. Certo, cioè no, quello sì. È rispetto a Rachele che ha 21 anni. Proprio brava. Elisabetta si tiene bene in forma. Cioè proprio brava, proprio brava. E sta facendo vedere un bel repertorio di kickboxing questa sera. Certo. Diciamo che c'è chi è atleta agonista e c'è chi è proprio anche atleta, che comunque lo fa e si allena sempre come se fosse un però atleta. Però detto fra me e te, sì, ci sono atleti agonisti che non hanno la capacità di Elisabetta Canalis di tenere il ring in questa maniera. Allora, diciamo che per il livello che è, sta facendo vedere un ottimo repertorio. Guarda qui l'1-2 di braccia. E come ho detto, anche quello è importantissimo. C'è chi può essere più bravo tecnicamente o meno bravo tecnicamente, ma se ha una scelta di tempo giusta e un timing come si deve, è già avvantaggiato. Colpo d'occhio. Attenzione a... E lei ha veramente un bel colpo d'occhio. La Canalis, perché sta facendo veramente una bellissima gara. Un bel debutto. Finisce qui. Sì. Finisce qui. Finisce. Il match. Bravissima. L'abbraccio tra i due contendenti. Brave. C'è anche Mario Zanotti che si va a congratulare con la sua Rachele Muratori e con Elisabetta Canalis. Una bella sfida, un bel match. Noi ci siamo divertiti. Sì, anch'io. Abbiamo visto kickboxing. Sì. Non era spettacolo, non era farsa. Non era sceneggiata, era kickboxing. Match è stato e chiunque voglia dire il contrario deve stare zitto, deve tacere, perché questa sera veramente Elisabetta Canalis con Rachele Muratori hanno fatto vedere che la kickboxing è per tutti. Certo. Puoi fare kickboxing a livello agonistico e la puoi fare bene. La puoi fare in questa maniera, puoi salire su un ring, divertirti, ma far vedere tecnica, perché questa sera abbiamo visto della tecnica. Questa tecnica, sì, sì. Quindi tutte le polemiche che hanno accompagnato il pre-match, è lì per una farsa, è lì per lo spettacolo, è show, eccetera, eccetera, devono capire che quando si sale sul ring, non si sale sul ring perché sei X o sei Y. O sei Tizio, sei Caio, sì, sì. Sali sul ring perché te lo meriti. Certo, se l'hai meritato. Altrimenti Angelo Valente non fa salire sul ring la prima che trova. Ma vuoi che ti chiami anche Elisabetta Canalis? Ma se non è preparata, non potrà offrire uno spettacolo degno. Infatti era preparata. Era preparata Elisabetta. Ha fatto vedere di conoscere le basi della kickboxing. Ma la metterei anche contro altre atlete comunque di quel livello e può dire la sua. Hai visto il bacio al marito Brian Perry, alla sì, piccola Skyler Eva? È un momento bello, perché questa bello, è la sì, kickboxing. No, ha fatto momento... parlare, ha fatto parlare tanto della kickboxing e ha fatto vedere, come abbiamo detto prima, che guarda che bella foto di famiglia. Fare, però non tutti si meritano di salire sul ring. E lei stasera se l'è meritato. Questa è la chiara dimostrazione che Elisabetta Canalis è salita sul ring preparata, sapeva cosa doveva fare, sapeva i colpi, sapeva tatticamente leggere bene l'avversaria. Non venissero a raccontarci che Elisabetta Canalis stasera ha fatto show o farsa. No, se le sono date. Sì, sì. E quindi bravo Angelo che hai portato Elisabetta Canalis e Rachele e Muratori a questa sfida. E io sono sicuro che vedremo anche Federica Fontana. Vedremo. Noi lanciamo, stay tuned. Noi lanciamo questo appello. Dai. Facciamo questa sfida. Sentiamo un po' cosa dice Angelo. E anche Federica. E anche Federica, certo. Perché secondo me Elisabetta Canalis lavorerà per portarla sul ring. Io ne sono va sicuro. Bene.
E qui, insomma, abbiamo visto baci e abbracci, ancora il marito di Elisabetta Canalis, che è la regina delle Ovviamente due. Abbiamo visto. i fotografi sono scatenati. E allora, una bellissima serata, un bellissimo spettacolo. Guarda qui Angelo con Elisabetta, l'avvocato Briamonte e il buon saggio Filippo Piantanida. Sei emozionato però a stare lì sul ring, no? Sì, no, è stata una bella esperienza, un'esperienza nuova, diciamo. Felice, Sono abituato contento, alle Elisabetta, botte, due parole sangue, per voi, con il ploma. sorriso. Allora, innanzitutto Sì. l'emozione Cioè, di già il fatto salire che all'interno del ring, di mettere a dei un evento guantoni del non solo per genere uno tu sparring possa all'interno della portare palestra, ma una in un bambina, tua incontro. figlia. Ascoltiamo Anzitutto Elisabetta. grazie a Rachele Muratori perché ci siamo divertite tantissimo, anche se non mi ha sentito. Mi sa. Va bene, no, grazie. No, è stato molto divertente. Io l'ho fatto per divertimento, quindi è andata bene. Considerazione, Peggio. poteva andare peggio, ma ti posso dire che sei agguerrita, sei sul ring una iena. Perché avevo fame, ho fame. Da qualche giorno, quindi sono sanguigna. Assolutamente, questo ti fa onore. Hai accettato questa sfida in primis contro te stessa, perché alla fine salire all'interno del ring e praticamente scavalcare le 16 corde è già una vittoria in per sé. È vero, è vero. Quella è già una vittoria che condividi con l'altra persona, in questo caso Rachele. E comunque dedico questa vittoria ad Angelo Valente, perché ho fatto questo match perché ho voluto dargli questa soddisfazione al mio piccolo. Certo, non ho vinto nessun titolo, però Angelo se la merita e se la merita al 100%, perché ha creduto in me e quindi mi ha portato avanti. Allora, Angelo non ha sentito una parola di quello che tu hai detto. Ti dedica questa vittoria perché tu sei stato il primo a credere in lei. Ci tenevo tanto a questo match qua perché è stato Microfono ad molto Angelo parlato e Valente. molto discusso, però abbiamo visto che Elisabetta, il suo allenamento, tutto lei la boxing come la sua avversaria la sa fare. Perciò questo era il nostro obiettivo, io sono felice per questo. Per me è una grande soddisfazione aver portato Elisabetta, ovviamente, e sono veramente felice perché noi abbiamo restaurato un rapporto bellissimo e ci vogliamo bene, perciò meglio così. Sono felice. E viva il team Kick and Punch, che quest'anno ha dato un sacco di soddisfazioni. La giusta chiusura, evviva il team Kick and Punch. Quello sempre. Brava Elisabetta, bravo Angelo.